Benvenuti a tutti alla conferenza pre-gara di Cagliari Benevento. Siamo in diretta su 8 Channel, canale 16 del Digitale Terrestre, in compagnia del mister Roberto Stellone nella sua prima conferenza stampa. Benvenuto mister. Il mister risponderà a breve alle vostre domande. Ivan Calabrese, 8 Channel, prego. Sì, salve mister, benvenuto a Benevento. Grazie. 5 giorni di lavoro, come è stato il suo approccio con la squadra? Cosa ne pensa del gruppo che ha trovato, ma soprattutto come fa un allenatore in questo momento, in questa situazione così delicata, a entrare nella testa dei calciatori? Ma sì, buongiorno a tutti. Mi scuso per questo mini ritardo, ma ho dovuto parlare un po' di più alla squadra, non ho neanche più la voce, quindi ho parlato tanto in questi giorni, perché è giusto così, perché devi cercare in minor tempo possibile a cercare di dire le cose più importanti. Di certo non ci siamo detti tutti, ma ci sarà tempo. E, situazione che ho preso con il massimo dell'entusiasmo, sono veramente felice per la fiducia che mi è stata data. Ringrazio il presidente e, come ho detto già in precedenza, lavorerò dalla mattina alla sera per ripagarla. Ho visto un gruppo che ha tanta voglia di uscire da questa situazione, e questa già è una cosa molto importante. Non è una squadra che se ne frega, anzi, visto ragazzi venire 3 ore prima dell'allenamento, andare via 2 ore dopo l'allenamento, quindi questo già è un fattore molto importante, perché vuol dire che tutti vogliono uscire da questo periodo negativo, perché a volte ci entri perché non stai bene fisicamente, a volte ci entri perché è un periodo che 4-5 giocatori rendono meno. Le situazioni non sta a me giudicarle, quelle del passato. Io ho trovato una squadra che sta bene fisicamente, che sta molto bene fisicamente, ho trovato una squadra ben allenata, ho trovato una squadra con grande spirito di sacrificio, di abnegazione, quindi è una cosa già che mi riempie di gioia. E domani la partita che faremo, che affronteremo, se la dovessimo vincere, non sarà per merito mio, sarà per merito loro, che comunque hanno veramente, in questa settimana hanno dato una disponibilità incredibile. Ma ho trovato, al di là dei giocatori, ho trovato veramente tutto l'ambiente, parlo di magazzinieri, massaggiatori, dottori, i ragazzi della stampa e dello stadio, i fisioterapisti, mi scuso con qualcuno se lo nomino, con una voglia incredibile di lavorare. Veramente ho visto persone alle 7:30 al campo, andare via insieme a me alle 8 di sera, quindi questo mi fa ben sperare. Se riusciamo come gruppo, come squadra, non parlo solo giocatori, tutti noi, tutto l'ambiente, a remare tutti per la stessa parte, la stessa direzione, aumentano le probabilità di uscire da un periodo così negativo. E i presupposti sono ottimi, sono importanti, perché se a questa squadra, che oggi ha grande qualità, una squadra forte in tutti i ruoli, metti un pizzico di entusiasmo, che è quello che manca, perché quando in 7 mesi vinci solamente 5 partite, vuol dire che hai passato su 28 settimane solo 5 settimane in armonia, e i giocatori, che sono ragazzi, vivono di emozioni, e oggi non è che loro si sono scordati come si gioca a calcio, oggi hanno la testa un po' pesante per i risultati, quindi ti viene da rischiare meno il dribbling, ti viene meno da rischiare il cross, ti viene meno da calciare in porta per paura di sbagliare. Ho cercato in questi giorni di lavorare soprattutto su quello, non fai in tempo a lavorare su altri concetti come possono essere il modulo. Ho lavorato soprattutto su quello, sul ritrovarsi come squadra, ritrovarsi come ogni singolo giocatore. Se in una partita di domani tutti gli 11 che partiranno dall'inizio e quei 4-5 che entreranno riusciranno a metterci l'impegno che hanno messo in questa settimana, con le qualità che hanno, difficilmente noi perderemo partite. Questa è la prima sensazione che ho avuto in questi 5 giorni di allenamento.
Luigi Trusio, Il Mattino, prego. Ciao Roberto, ciao. Benvenuto. Volevo chiederti, hai avuto modo di confrontarti con la squadra, di parlare con loro, di cercare un attimo di capire le ragioni per cui ci si ritrova a questo punto, con questa situazione di classifica, oppure ti sei relazionato in una maniera diversa, nel senso azzeriamo e cerchiamo di portarci dietro le cose buone, ma lasciamo da parte le negatività e evitiamo di scavare, certo, nel profondo, e semmai sei tu che stai provando a percepire invece cosa non ha funzionato fino adesso? Ma io ho il mio metodo, a volte sentire i giocatori può essere che non ti dicono mai la verità, perché se dicono male di qualche cosa possono sembrare che magari vogliono scaricare colpe agli allenatori precedenti o al campo o allo stadio o ai giornalisti. C'è un dato che spicca e che posso anche non aver visto neanche una partita, ma ci sono delle statistiche che parlano chiaro dopo 23 partite. E la squadra ha vinto poco, e non calcia molto in porta, non crossa molto, non è ficcante, non è... mi dà, vedendo alcune cose, la sensazione che si fa, si gioca, ma non si è ficcanti dove a me piace, la praticità. Noi oggi dobbiamo capire che per uscire dalla situazione conta in questo momento non la bellezza, non conta i 500 passaggi a partita, 600, conta calciare più in porta dell'avversario, conta cercare di aumentare la probabilità di non prendere gol. Come? Uniti, che sia 5, che sia 4, che sia con due difensori, uniti da squadra, dove ognuno aiuta il compagno. Chi sbaglia per primo corre, chi gli sta vicino corre ancora più forte, perché dopo sicuramente sbaglierà un altro giocatore, quello che gli stava vicino, e se il compagno ha visto che il compagno correva, ricorrerà pure lui. Quindi a me quello che mi interessa in questo momento è lo spirito di squadra. Poi con i giocatori che si hanno in rosa, non è di certo gli devo insegnare io a pettinare come calciare, a Simi come andare in testa o e altri cosa fare. È una squadra molto, ripeto, molto, molto forte, dove, vi dico la verità, abbiamo 5-6 indisponibili tra infortuni e squalifiche, non sono preoccupato per niente. Dove stamattina è successo che un giocatore ha avuto all'ultimo la febbre, c'era un altro che è forte uguale, ma veramente non lo dico per motivare e per rendere e far capire ai ragazzi che sono forti, lo dico veramente perché in ogni ruolo ho due giocatori con caratteristiche diverse che ci permettono di fare tutti i tipi di moduli e che dobbiamo solo trovare la vittoria, il risultato positivo per toglierci da dosso quella che oggi è lo stato d'animo dell'ambiente, dei tifosi, dei giocatori, che è la poca fiducia, perché quando vinci poco hai poco fiducia, no? E c'è poco da parlare. Quindi in un attimo ti puoi ritrovare con un filotto di risultati importanti, un attimo cambia tutto. Quel giocatore che oggi ti sembra scarso, in un attimo cambia. Mi sono già trovato subentrando in situazioni del genere, anche peggiori. Potrei dire è una situazione difficile perché siamo penultimi, forse è difficile perché la classifica dice questo, ma con la squadra che abbiamo non sarà difficile. Dobbiamo solo lavorare e cercare di memorizzare il meno tempo possibile, io con i ragazzi capire il prima possibile quello che mi possono dare, perché poi bisogna vedere, perché un conto è la partita, un conto è l'allenamento, no? Vedi a volte dei giocatori in allenamento e magari la domenica ti rendono meno per altri motivi, quindi quelli vanno valutati strada facendo. Ma sono veramente, a parte felicissimo della scelta che ho fatto, ma sono veramente sicuro che ne usciremo tra 4 domeniche, tra 6. Prima ne usciamo e prima pensiamo ad altre cose, prima ne usciamo e prima si pensa ad altro. Franco Santo, Corriere dello Sport, prego. Benvenuto. Grazie. Allora, volevo chiederle, ha pensato che magari qualche giocatore
meno considerato nella passata gestione possa dare qualcosa in più in questo momento? Non ho fatto un calcolo di quante presenze ha fatto un giocatore piuttosto che un altro. Io alleno da lunedì a lunedì e osservo. E il campo parla. E abbiamo 30 persone a lavorare, ad osservare. Insieme ci confrontiamo dello staff. E sappiamo chi ci può dare di più dall'inizio in base al modulo, all'avversario, a chi magari può subentrare meglio. E non è che io oggi vado a vedere chi ha fatto due presenze e ne merita di fare di più, non lo posso sapere. Se hanno fatto due presenze evidentemente meritavano di fare due presenze, chi ne ha fatte 20 meritava di fare 20, gli allenatori precedenti per fare gli assi che... No, no, ma io per motivare tutti ho... No, per motivare tutti ho un metodo, quello di far giocare chi merita di giocare. Tutti sanno che chi si allena bene o chi fa bene la partita e fa una settimana di alto impegno, di alta concentrazione, è molto probabile che giochi. È capace che un giocatore che mi fa una doppietta e vinciamo 2-0, in settimana si rilassa un po'. Io non sono scaramantico di dire squadra che vince non si cambia o lo rifaccio giocare, non avrei rispetto per quel giocatore dello stesso ruolo che si sta allenando a 2000, perderei in automatico due giocatori, uno che si sente di giocare e uno che sa che non giocherà mai neanche se l'altro si allena male. Quindi per un discorso di gruppo non si può sbagliare in questo, quindi è anche una sorta di regola. Chi fa un allenamentino sottotono glielo concediamo il lunedì alla ripresa, a un giocatore che ha fatto 90 minuti e che ha 35 anni e che ha fatto 6 ore di viaggio, ma già dal martedì chi salta l'allenamento è molto probabile che non giochi. Ma non perché io è legge, perché se non c'è è un giocatore che è forte 9 perché ha un problema, c'è quell'altro che è forte 9. Cosa diversa è ho un attaccante che è forte 10 e l'alternativa è forte 3. Me lo coccolo, quello che è forte 10, gli dico non ti far male, ma è un po' più piano, perché ho paura che si fa male. Qui veramente non dirò mai una volta a un giocatore vai un po' più piano, perché se non ce n'è uno ce n'è un altro, è uguale, è veramente come quando ti trovi, ti piace più Maradona o Pelé, no? Sei combattuto, no? Non è una scelta facile, ti dicono se è più forte Maradona o Stellone. Solo mio padre può dire che so più forte io, mia moglie può dire che so più forte mio figlio, ma il resto del mondo dirà che è più forte Maradona. Noi non abbiamo per fortuna, e questo mi fa stare molto sereno, questa situazione dove tutti veramente, chi più chi meno, con caratteristiche, chi più offensive, chi meno offensive, chi diverse, ampie scelte, dove per me sarà un dramma. Guardate gli occhi, non so se si vedono le che ho dormito poco, la scelta perché sono veramente combattuto per la squadra, ma soprattutto per come si sono allenati, perché se due si allenano male è in automatico, è molto semplice scegliere. Luca Maio, Gazzetta dello Sport, prego. Benvenuto mister, soprattutto perché è un vecchio cuore granata. Le chiedo, da ex attaccante, visto che tra i problemi del Benevento c'è quello, lo diceva prima, che non si segna poco e si tira poco, come si fa a scuotere un attaccante in questa situazione? E mi permetto di chiederle se si è sentito con Cannavaro per un confronto su questa nuova avventura che l'aspetta. No, Fabio lo conosco, insomma siamo amici, abbiamo giocato io poco con lui a Parma, ero ragazzo, lui era pure lui ragazzo, era un po' meno ragazzo di me, insomma, quindi poi comunque ci conosciamo, l'ho chiamato. Ma l'ho chiamato per rispetto, perché sono subentrato al posto suo, non per sentire, diciamo, il suo pensiero sui giocatori, anche se abbiamo parlato di alcune cose, insomma, quello lo so da me, stavo a casa a vedere le partite, quindi i giocatori li conosco. L'altra domanda che mi ha fatto era non voglio essere frainteso, il discorso che io prima ho fatto, pochi tiri, pochi cross, non è colpa di chi crossa, non è colpa di pochi tiri, e quando non si fa gol non è colpa degli attaccanti, come quando si prende gol non è solo colpa dei difensori o del portiere, è un discorso di squadra. Da ex attaccante
spesso, molte volte mi è capitato di passare anche 10-15 giornate senza segnare. E, da allenatore uno può dire il gol prima o poi verrà, l'importante sarebbe più grave insomma non avere le situazioni per segnare. Non parlo ho detto solo una cosa a sensazione, a primo impatto, quello che ho notato. Non parlo di quello che è stato la strategia degli allenatori precedenti. E puoi essere vincere un campionato se sei Guardiola, puoi vincere un campionato se sei Conte, puoi vincere un campionato, un allenatore, essere un leader se sei Ancelotti, che sei più pacato come carattere, essere leader uguale a un Mourinho che hai un altro tipo di carattere. Non c'è regola, perché se ci fosse la regola e tutti sapessero qual è la ricetta per vincere, uno prende, guarda come hanno vinto, con che modulo, come si allenavano, che mangiavano. No, sono talmente tanti i fattori per ottenere il risultato, quindi il discorso gol, che non basta avere un attaccante forte per segnare, servono tanti aspetti. Io quello che voglio e chiedo alla squadra, ho chiesto in questi giorni, abbiamo segnato poco, tornando al discorso, è resettare quello che è stato prima di lunedì, resettare perché viene un allenatore che crede in certe cose e ho lavorato nelle cose in cui credo, che sono un po' più semplici secondo me da mettere in pratica nell'immediato, una praticità nell'immediato. E certe cose le puoi apprendere prima e altre ci vuole un tipo di giocatori, ci vuole un tipo di campo, ci vuole tempo, ci vuole tranquillità mentale, ci vogliono tanti altri aspetti. Secondo me questo metodo che porteremo noi, che non è che io mi invento qualche cosa, è una cosa che ci ha portato risultati, è più facile da apprendere, da assimilare, è più immediato. Massimiliano Mogavero, Il Sannio Quotidiano, prego. Buongiorno mister, benvenuto anche da parte mia. Restando un attimo al reparto offensivo, volevo un suo parere sulle caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione. Ritiene di avere un reparto completo, nel senso che c'è il giocatore d'area di rigore, chi è capace di andare in profondità, chi invece sa legare il gioco, o forse a questa squadra qualcosina manca dal punto di vista delle caratteristiche? E poi volevo chiederle un po' il punto sugli indisponibili, se ci può aggiornare in vista di domani. Grazie. Sì, sì, abbiamo un parco attaccanti importante per giocare con due attaccanti, con una mezza punta e due attaccanti, possiamo fare tutti, abbiamo un bel parco attaccanti perché hanno caratteristiche tutti un po' diversi, possiamo giocare con due sottopunte tipo Ciano o Farias e una punta davanti che attacca la profondità come può essere la Gumina. La strategia mi richiede presenza in area su colpo di testa, su uomini d'area di rigore, posso scegliere più Simi o Pettinari. Voglio fare una partita senza riferimenti davanti, può essere che me la gioco con Farias solo a unica punta per attaccare la profondità, perché è un ragazzo che spruzza. Voglio mettergli una sottopunta veloce, posso mettere a Campora che può fare sia play che sia mezzala, che può fare pure sottopunta con la qualità che ha. Quindi veramente dormirò poco secondo me da qua a maggio, perché possiamo fare tutti i moduli e impiegare tutti i giocatori in base all'avversario. Indisponibili, ora non ho la lista sotto, sappiamo i squalificati che sono Mattia e Pasquale, quindi Viviani e Schiattarella. Poi abbiamo indisponibili, se mi dà la lista me la riguardo, però se vi posso dire indisponibile stamattina Pastina, ok? Farias si è avuto un problemino un po' di giorni fa, Elka, che io lo chiamo Elka perché il resto non lo so dire, quindi per me è Elka, ma a qualcuno gli ho cambiato il nome, qualcuno ho chiamato Ciro, qualcuno l'ho chiamato Dario, Mario, perché dire certi nomi e non c'è scampo né sul cognome né sul nome, quindi mi sono dovuto inventare qualche soprannome. Quindi Dejan Basic, Dejan c'ha deve ancora recuperare, insomma, Ciano c'ha un fastidio che non può giocare, ve l'ho detto, Pastina c'ha un pizzichetto di febbre, Faria è stato a fare gli esami, stesso discorso, Glick ancora non sta bene, insomma, quindi poi magari vi daremo il report completo. Letizia è disponibile, Elka no. Lunedì comincerà con la squadra. Sono sempre dell'idea, avendo un gruppo importante, che
Meglio stare fermi 2 giorni in più e recuperare al 100%, perché noi ci dobbiamo allenare al 110 per andare la domenica al 110 con l'adrenalina a 120, ma se mi alleno a 60 raramente riesco. Una partita posso essere fortunato che sto bene fisicamente, che vado certo, ma se mi alleno a 60 la domenica vado a 60. Quindi siamo dell'idea che non si deve gestire nessun giocatore, perché abbiamo una rosa che ce lo permette. Quindi chi ha un problemino, stamattina un giocatore aveva 37, può essere che viene a cena con noi, va in albergo, attacchi un virus, una cosa, non fa niente. E ripeto, tutti gli infortunati che ci stanno, anzi ho dormito meglio perché ho meno problemi di scelta. Bene, Augusto Serino, anteprima 24.it, prego. Salve mister, benvenuto. 2 domande veloci. La prima è: troverà una piazza un po' depressa? Se magari ha un messaggio per i tifosi, sì. Ce ne saranno un centinaio anche a Cagliari. E poi una curiosità sul presidente Vigorito, gli è stato vicino anche durante la settimana, cosa vi ha detto? Sì, sì, il press è venuto spesso, il press l'avevo già conosciuto tempo fa, insomma. Mi ha convinto non dicendomi vuole venire, mi ha convinto già solo appena è apparso il numero di telefono, quindi... ci tiene tanto, il presidente ci tiene tanto, ci ho parlato e ha molto voglia, molto entusiasmo come ce l'ho io, come ce l'hanno anche i giocatori, come ce l'hanno tutti quelli che stanno lavorando per il Benevento in questo momento. E in questo modo sono sicuro che ne usciremo presto. Il discorso tifosi, non so neanche se in questo momento c'è contestazione. Cioè non... Il tifoso vuole il bene della squadra e vuole i risultati, ma soprattutto vuole l'impegno. Di certo noi metteremo l'impegno massimo ogni volta, ogni partita, ogni giorno della settimana. Non devo dare il consiglio alla tifoseria, posso dire solo da ex giocatore che quando non vanno benissimo le cose, che non vengono risultati, avere dalla propria parte la tifoseria che incita già dal riscaldamento aumentano le probabilità di uscire dal momento buio. Non è facile, e la capisco come cosa, perché poi il tifoso paga, e al di là se paga ha comunque il diritto, no? di dire, esprimere il proprio pensiero, magari non so se lo fanno durante, magari a fine partita. Non ho visto e sentito, ho letto nessuno, è una cosa che neanche mi interessa. L'anno scorso a Reggio quando sono subentrato venivamo da 10 partite un punto, c'era un distacco totale dall'ambiente, perché c'era delusione, sapete un po' le frasi che si dicono dappertutto, no? Quando le cose non vanno bene, non ci tengono, non c'è spogliatoio, non c'è gruppo, non gliene frega niente, quello è in prestito, quello c'ha 40 anni, quello vuole vendere, il mister si è venuto, ma quante se ne dicono quando non vengono risultati? Tante, ok? Di certo da quello che vedo c'è una voglia matta da parte di tutti di uscire, con i tifosi al nostro fianco. Sin dall'inizio, dal riscaldamento, aumentano le probabilità. Io vi assicuro che quando giocavo anche in piazze dove c'erano 60-70 mila e sbagliavo i primi appoggi, mi aiutava più un compagno, un allenatore e una tifoseria che non rumoreggiava. E quindi ti sbloccavi prima, ne uscivi prima dalla situazione buia, quindi spero che da domani insomma ci sia questo. Se questo non ci sarà, starà a noi fargli cambiare idea. Giovanni Chiusolo, infosannionews.it, prego. Mister, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo affrontato il problema attacco, però questa squadra sta prendendo troppi gol nella fase finale, pur avendo una difesa abbastanza esperta, fatta di uomini esperti e giovani promettenti. Ha messo a fuoco un po' il problema con i ragazzi, un problema di testa, ha cercato di capire che cosa è che non va, perché realmente troppi sono i gol presi negli ultimi minuti, anche nei minuti di recupero, che poi hanno buttato all'aria una buona prestazione fatta. Sì, i gol presi negli ultimi minuti di solito è perché magari prima tu non hai chiuso il risultato e quindi ti viene un po' di braccino corto, di timore, squadre avversarie che vengono con tanti uomini magari in area, quindi
a volte ti fanno il gol, spesso non solo nel Benevento, spesso in altre squadre si subiscono gol, anzi la maggior parte dei gol mi sa che sono proprio nei minuti finali come statistiche, perché magari c'è la squadra che sta perdendo che va con tanti uomini all'arrembaggio, diciamo, e la squadra che sta vincendo che ha paura e si abbassa un po' perché ha paura di prendere magari contropiedi, quindi quello capita un po' a tutte le squadre. Certo che su 20 e passa gol ne ho presi 16 nei minuti finali, allora lì comincia a venire calo fisico, calo mentale, lavoriamo su altri aspetti. Siamo in media come su per giù come molte altre squadre. E noi abbiamo cercato di lavorare anche non solo sulla testa ma anche su alcuni concetti difensivi. Tanto quando si prende gol non c'è solo un errore, l'80% dei gol viene da errori di concentrazione. Poi ci sta quel 20% che sono i gol inventati, quindi quel gol imparabile, quel gol da 30 metri, quel gol che non si può fare nulla. Ma noi dobbiamo mettere in preventivo che tutti sbagliano, anche in Serie A fanno degli errori a volte su certi gol presi. Noi dobbiamo cercare di salvare un gol perché magari siamo primi a arrivare sulla respinta del portiere nostro. Mi basta salvare un gol da qui alla fine, perché arrivo prima io. Fare un gol perché vanno 3-4 attaccanti a attaccare forte la porta. Può essere che è una vittoria in più. E fare un gol perché mi metto su un cross, su una posizione giù. Fare un gol perché la barriera non si apre e quindi sono messo bene. E non prendo gol perché la mia barriera è bella stretta, salta bene. Magari se non salto bene può essere che prendo un gol. Magari se non sono legato bene mi passa una palla in mezzo. E se sommiamo, un gol lo facciamo perché un attaccante è forte, un gol lo facciamo perché siamo messi bene fuori area e calciamo, un gol non lo prendiamo perché arriviamo primi su una respinta su rigore, un rigore su 4 si sbaglia, dobbiamo essere fiduciosi che il portiere nostro la palla va sul palo, dobbiamo arrivare prima noi sulla respinta. Quindi io posso allenare quei gol che si possono evitare, quindi invece che sbagliare 10 volte la mia bravura deve essere farli sbagliare 6 volte. E tra 2 mesi devono sbagliare su 10-4, lì diventi squadra, no? Più passa il tempo, ma a sbagliare si sbaglia. Poi ci sta la volta che ti dice sfortuna, che magari meriti di vincere e perdi con un tiro, ma su 38 partite alla fine si bilancia tutto. Claudio Donato, pianetazzurro.it, prego. Mister, salve e benvenuto. Salve. Non so se è d'accordo su alcuni punti. Vedendo i nomi fa un po' specie vedere questa squadra in questa posizione di classifica, adesso trovare una risposta sui perché non è semplice, specialmente da fuori. Io le volevo dire se in questo momento è d'accordo che il Benevento debba un po' cercare di lavorare con allenamenti ad alta intensità per correre, perché è obbligato a correre più delle altre squadre, e come si fa in virtù di risultati negativi a lavorare un po', diciamo la verità, sull'autostima di questi ragazzi, perché è qualcosa che si va a perdere inevitabilmente. In campo vanno i calciatori ma vanno anche uomini. Certo. E non so se è d'accordo su quanto detto. Sì, sì. E quando c'è periodo di negativi si spende anche molta attenzione a livello mentale, di energie. Ricordo da giocatore al 60esimo una partita col Napoli, ero cotto, non ce la facevo più. Feci un gol che proprio che non ce la facevo, ma mi ha sbattuto la palla in testa, non la volevo neanche prendere. Mi sentivo di fare altre 3 partite. Quindi l'aspetto mentale conta più dell'aspetto fisico. Aspetto fisico, io ho trovato un'ottima squadra con ottimi dati a livello fisico. Faccio i complimenti a Fabio e al suo staff perché la squadra sta bene in settimana. Quindi vuol dire che comunque a livello fisico hanno lavorato molto bene. Poi ci stanno altri dati che io devo analizzare insieme ai miei collaboratori e dire: non è detto che se corri prima corri meno. Se corri prima, corri meno. Nel senso, in una squadra in passato, eravamo la squadra magari prima che ho allenato, eravamo la prima su certe situazioni di riconquista palla, eravamo i primi sui cross, eravamo i primi sui tiri, eravamo i secondi in classifica, e eravamo ultimi in chilometri fatti. Eravamo uno dei primi in scatti fatti. Nel senso impressioni io le chiamo spruzzate, cioè in accelerazioni per smarcarmi, in accelerazioni per attaccare la porta, in accelerazioni per crossare. E quindi il discorso bisogna correre, sì,
d'accordo, ma bisogna correre bene. Bisogna correre bene perché basta che uno non corre, basta che due attaccanti non mi corrono. E in fase difensiva soffri. Non ti puoi permettere di avere due attaccanti che non corrono. Infatti i miei attaccanti sanno che al di là se segnano o non segnano, se corrono escono tutti e due, se giocano due al 60esimo. Perché come voglio io devono correre. E al 60esimo voglio che escono perché devono entrare altri due per affrontare gli ultimi 30 minuti. Se invece non corrono, escono al sesto, al settimo minuto. Quindi io dico, vi conviene correre perché almeno uscite al 60esimo, se no uscite al sesto minuto. E quindi l'idea è quella di partire da sopra a correre, a stare pronti. Perché se parte da sopra, infatti io allenatore, con me giocatore, io non giocherei mai. Cioè io sono l'allenatore di Stellone allenatore, sono l'allenatore di Stellone giocatore, io non gioco mai perché correvo, mi risparmiamo un po', no? Poi non stavo bene fisicamente, ma già dai miei due attaccanti, era una battuta logicamente, ma già dai miei due attaccanti la mia idea è che devono correre. Domenico Passero, Lab TV, prego. Buongiorno mister, benvenuto. Buongiorno. Grazie. Rapidamente le volevo chiedere, ne ha parlato prima, l'ha accennato prima, il suo nome ha ruotato un po' nell'orbita Benevento anche in passato, insomma anche in un passato recente. Le chiedo quindi se a parte Frosinone questa è la sfida più importante della sua carriera da allenatore, chiaramente. E in seconda battuta, lo so che abbiamo poco tempo, seccamente se ha intenzione di aprire gli allenamenti al pubblico una volta a settimana. Grazie. Vediamo degli allenamenti, non ho neanche parlato, insomma io preferisco fare allenamenti a porte chiuse, non perché voglia nascondere che chissà quale schema o quale strategia, lo preferisco, ma se il presidente decidesse insomma di aprire le porte, non, per me non ci stanno problemi. Insomma, è capitato da altre parti che era porta aperta i primi due giorni della settimana, dopo no, perché mi serve a me per altre cose. E la prima domanda se era in questo momento è la sfida più importante. Poi ho allenato a Palermo ed era altrettanto importante, ho allenato a Frosinone era importante, ho allenato l'anno scorso a Reggio era importante. Faccio questo lavoro col massimo dell'impegno, quindi o alleno la Beretti, i Pulcini, o alleno la Serie A, o alleno il Benevento, io do il massimo per cercare do il massimo per me e di conseguenza poi per tutto l'ambiente. Quindi io da quando mi ha telefonato il presidente, da quando ha deciso che Stellone era l'allenatore del Benevento, io penso in quattro giorni di aver sentito mio figlio un minuto, nel senso sono concentrato per far sì che il Benevento ami Stellone, i tifosi amino i giocatori e viceversa, insomma bisogna, perché poi ne va nella nostra vita privata, quindi è troppo importante dare tutto per uscirne. Abbiamo i minuti contati, vi prego di essere abbastanza sintetici. Roberto Corrado, Cronache del Sannio, prego. Mister, buongiorno, benvenuto a Benevento anche da parte mia. I suoi predecessori, appunto, che l'hanno preceduta in questa stagione a Benevento, sono stati due allenatori che per questioni logistiche hanno vissuto poco la città, tant'è che rientravano nelle rispettive abitazioni partenopee. Lei da questo punto di vista, che appunto da un punto di vista logistico è costretto, immagino, a restare a Benevento, vivrà di più la città, la vedremo intrattenersi anche con il tifoso, dato che questo comunque è un dato che piace molto al tifoso? E poi un'ultimissima cosa, la reazione del suo collaboratore Andrea Gennari quando le ha detto di Benevento, con Andrea Gennari che nel lontano 2001 ha conquistato con il Benevento una storica salvezza. Allora sì, mi devo ricordare tutte le domande che hai fatto. Andrea, rispondo all'ultimo, Gennari, noi siamo il mio secondo collaboratore, siamo insieme da 10 anni quando alleniamo, ma abbiamo giocato insieme da bambini, quindi so tutto di Andrea, so che ha giocato qua e si è trovato benissimo, quindi è stato anche lui felicissimo di questa chiamata. E io vivo lontano, ma anch'io parto la notte, vado a casa e ritorno, no, io sto qua perché abito lontano. Ma non vivo la città perché sto qua e sto dalla mattina alla sera, non ce la farei. Ma dico allo stesso tempo che quando allenavo il Frosinone io vivevo a Roma, perché sono di Roma e comunque a Frosinone ci mettevo mezz'ora e ho vinto 3 campionati.
non ho vinto il campionato della Beretti, ho vinto il campionato della C, abbiamo vinto il campionato della B. Non c'entra niente che io vado a fare finita l'allenamento, finite le 5 ore che ho lavorato, vado mezz'ora a casa mia. Non mi determina il risultato. Se no, uno voglio vincere tutte le partite e mi dicono devi dormire al centrocampo così, io dormo sul letto matrimoniale al centrocampo. Ma non è così, non è legge. Quindi la vivo perché sto qua con i miei collaboratori, perché sto qua. Ma se io abitavo a mezz'ora da qua, io andavo a casa da mio figlio, perché è giusto anche staccare dopo che uno lavora 7 ore, 8 ore. Non c'entra niente, cioè, è altrettanto importante, ok? C'è un'altra domanda? Sì, sì, l'ultima domanda, Oresta Tretola, il Mattino Online, prego. Salve mister, benvenuto. Salve. In bocca al lupo. Due cose rapidissime, sì. Domani si gioca, c'è il Cagliari, che partita si aspetta, squadra forte. Ranieri ha buttato un po' le mani avanti, ha detto il Benevento fa tanti punti fuori casa. E poi le chiedo, lei ha giocato 4-4-2, 4-3 l'anno scorso a Reggio, 3-5-2, che è il modulo che la squadra ha utilizzato prima del suo arrivo. Credo lei voglia continuare su questa strada e poi magari valutare dei cambiamenti. Grazie. Sì, sì, ma ho parlato anche con i ragazzi di questo, nel senso il modulo lascia il tempo che trova sulla lavagna, già giochi in un modulo, giochi 5-3-2, alzi una mezzala, ti diventa un 3-4-1-2, giochi 4-3, alzi una mezzala in pressing, ti diventa 4-4-2. I concetti, gli spazi, l'aiutarsi, il comunicare, quello fanno la partita. Non il modulo, non la becetta, la lavagna. Quindi c'è da smarcarsi, c'è da volere palla. E l'altra domanda qual era? Partita difficile, come saranno tutte da qua alla fine. L'allenatore è fortissimo, un maestro, ok, squadra buona, forte. Anche noi siamo forti, anche noi siamo forti. Quindi partita aperta, loro vorranno vincere per andare a fare i playoff. Noi vogliamo vincere e uscire da questa situazione. Bene, grazie a tutti, appuntamento alla prossima, grazie. Grazie. 2-1, 2-2.